in Campania. Questa manifestazione credo sia legittima semplicemente per ricordare una vittima che non è come tutte le altre, perché io la sua storia l'ho seguita molto, perché Peppino in passato, quando è stato ucciso, lui veniva ucciso e io nascevo, quindi molto tempo fa. Quando Peppino in passato è stato ucciso, l'immediata comunicazione fu che era un terrorista che si era fatto saltare sui binari con una sorta di pretesa suicida mentre stava preparando un attentato. E per 25 passa anni soltanto la mamma Felicia, il fratello, la sua famiglia e pochissimi amici a Cinisi conservavano la memoria di Peppino e la rabbia di vedere la sua vita raccontata in quel modo, raccontata come quella di un terrorista fatto saltare sui binari. Cos'è che ha cambiato le cose? Un film. I 100 passi. I 100 passi non solo ridanno memoria, ma riaprono il processo. E il processo, quando viene riaperto, io non dimenticherò mai Felice in passato, che al processo, in videoconferenza con Tano Badalamenti, uno dei boss più potenti della storia criminale mondiale, stiamo parlando, lui era stato arrestato in America, quindi era detenuto negli Stati Uniti, in videoconferenza. Appena appare la sua faccia, Felicia gli punta un dito nodoso, contadino, e dice: tu fussi, sei stato tu. Prima che ci fossero domande, no, ha guardato, gli ha puntato il dito e gli ha detto: tu fusti, tu sei stato. E Badalamenti non rispose, rimase come pietrificato, e sembrava quasi volesse giustificarsi, quasi come se stesse lì per dire non volevo. Felicia in passato è una donna che ha portato la memoria di suo figlio dentro di sé e mi ha sempre molto commosso questa coincidenza, che forse non è una coincidenza. È morta poco dopo la condanna definitiva degli assassini di suo figlio. E il pensiero che una donna, quando ti ammazzano un figlio, quel figlio è come se ti rientrasse dentro. Ti rientrasse dentro e come dire, non più i 9 mesi di gestazione, ma questa volta 20 anni di attesa per cercare di vedere nascere la giustizia. E lei ha aspettato e si è spenta pochissimo dopo, credo 2 anni dopo. Non è un caso. Lei ha resistito fino a quando non è stata fatta giustizia. Sono stato quest'estate a Cinisi e ho visto, come dire, in qualche modo la famiglia, tutta la cittadinanza di Cinisi legatissima a questo ragazzo, alla memoria di questo ragazzo, che aveva dato fastidio perché aveva una radio. Quando si dice: ma no, è tutta una cosa mediatica. Ma no, ma ne sta parlando in televisione. Oppure, ma no, è roba da copertina. Bisognerebbe pensare a quello che è successo nel caso di Peppino. Se non ci fosse stato un film, se non ci fossero stati degli attori che si girarono le scuole, girarono le trasmissioni, quella storia sarebbe rimasta lì, dimenticata nelle strade meridionali. Possiamo quindi dire che ti unisci virtualmente a questo corteo Sì. per lasciare la targa Sì, e poi ci dov'è? sono ben altri problemi che pensare di rimuovere le targhe ancor Tu più. parlavi di un film che ha cambiato le cose, c'è stato anche un libro, Gomorra, che ha messo in movimento tante cose, anche nella tua vita. Noi siamo tornati a Casale la settimana scorsa perché volevamo tornarci dopo un po' di tempo. Tutti sappiamo quello che è successo a Casal di Principe e anche le critiche e il rifiuto che tu hai avuto dal paese per quello che hai scritto su Gomorra. Siamo andati il primo giorno di scuola per parlare con i ragazzi che quest'anno faranno la maturità. In realtà abbiamo cominciato chiedendogli come vedevano il loro futuro, volevamo parlare di loro, ma loro hanno parlato soprattutto di te. Non si Non si dimenticano di dimentica, te. no, purtroppo Ascolta. Benvenuti, buon anno. È stato
il senso e cioè, il significato del nome di geografia economica? Sì. Allora, quando le cose sono troppo chiare, o perché si sa tutto o perché non si sa niente. La seconda, tutto il vostro studio quest'anno deve essere finalizzato all'esame. Se avendo questo diploma cerco subito un lavoro, bastano le cose semplici e piccole, tipo avere una famiglia, dei figli, mantenerli e vivere felici. E invece vorrei arruolarmi o continuare come scuola ufficiale di Guardia di Finanza. Io voglio fare l'imprenditore edile, si sta bene a Casale, non è, che non è che ci sta la camorra, i boss, che hanno queste cose, non è vero. No, anche è stato infranto molto il dolore di Casale che si ha. Quindi non ci sono parole. Casale l'hanno proprio ucciso come paese, perché Saviano ha fatto il libro, che lui si doveva fare i soldi su Casale, per questo. Scusa, se tu ti prendi questa responsabilità di combattere la criminalità come la camorra e poi hai paura della tua vita, sei un vigliacco, non sei un eroe, secondo me. Poi, se voleva combattere, come hanno fatto Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Perché lui dice che ha paura, che il boss lo vogliono uccidere. Non è vero. Perché lui viene anche a Casale. Queste idee se le ha fatte lui. Queste idee se le ha fatte lui. Perché lui ha fatto la sceneggiata. Perché lui dice che schiavone lo vuole uccidere. Non domani. Che schiavone, mica è il diavolo. È una persona normale. Sì, vabbè, Don Peppino di anno l'hanno ammazzato purtroppo, però... Beh, troppo sono cose che capitano. Quindi... Cioè... Anche in Sicilia ammazzarono. Esatto. Ovunque ormai ammazzano. Alcune volte ammazzano anche senza motivi. Quindi... Quelle sono le cose più gravi. Tipo al nord quando succedono che impazzisce qualche madre, uccide i propri figli, cioè... Dovrebbe vergognarsi. Non sono cose da farsi queste. Credo di fare qualche università, però ancora devo scegliere la facoltà. Se è possibile, non vorrei rimanere qui, perché comunque... Cioè, non c'è niente. Vorrei vedermi una persona importante, magari indaffarata, con i miei figli, mio marito che comunque... Anche lui spero di trovarla, spero di sposarmi. Una persona abbastanza civile. Sto in un ufficio di imprenditoria edile e sto, diciamo, mi sto esercitando, vorrei un lavoro, vorrei qualcosa. Dove vado? Perché sono di Casal di Principe, io non vengo accettato. Addirittura sei di Casale, ma com'è? Non ti vergogni, sei di Casale. Cioè, perché dovevi vergognarmi del mio paese? Per me è stato Saviano che comunque ha scritto questo libro, però scrivendo questo libro lui non ha fatto altro che copiare i processi successi. Non è che ha fatto una novità, queste sono robe vecchie che comunque sono finite, noi stiamo bene. Ma lui non poteva permettersi di descrivere il nostro paese mostrandolo a tutta l'Italia come se fosse una cosa terribile. Però in effetti noi che ci viviamo, cioè la paura di uscire non c'è. Noi usciamo tranquilli. Comunque la camorra se c'è non è che ci sta in mezzo alla strada, oppure la camorra c'è ma non si vede. E quindi voglio dire, le forze dell'ordine che stanno in mezzo alla strada hanno solo creato più difficoltà per noi cittadini onesti che magari stiamo per strada e ogni 5 metri ci fermano, magari ci fanno perdere tempo. Ha voluto guadagnare sulle nostre spalle rovinandoci, perché noi, vi ripeto, noi non siamo quei casalesi che, come ci descrive lui, quella rabbia che abbiamo. No, noi siamo Casale. Voglia di vivere, voglia di guardare al futuro. Non siamo quel Casale scritto e infangato da Saviano. Cosa ne pensi? No, ovviamente me l'aspettavo e... Sono 3 anni che è sempre così, ormai quando si intervistano ragazzi mi dispiace che poi sono sempre ragazzi ad avere le posizioni nei miei confronti più dure. La solita tiritera ha infangato il paese. Schiavone non è il diavolo, chi è Schiavone? Francesco Sandokan Schiavone è il capo del clan dei Casalesi ed è in galera da...
in questa mega villa dove si nascondeva in un bunker. È il capo indiscusso nonostante sia in galera da molti anni. Attualmente il clan dei Casalesi è retto da due latitanti, Antonio Iovine e Michele Zagaria, che sono il vero problema in questo momento della criminalità organizzata italiana, che in qualche modo se Maroni insomma, mantiene la promessa di arrestarli, forse qualcosa lì può realmente cambiare. Con questi due ancora liberi è molto difficile. Le cose che loro raccontano hanno un senso in quella terra. La frase che ho sentito anche qui nel pubblico fatto fermare il sangue, no? Quando si è parlato della morte di Don Peppe Diana e quel ragazzo ha detto sono cose che capitano. Ma la logica è questa, la loro logica è questa. Sono io che racconto dei boss della terra che infango Casale, non sono i boss di quella terra che hanno avvelenato quel territorio con i rifiuti tossici, che hanno fatto di Casale negli anni 90 uno dei territori con il più alto numero di morti in Europa. Ne parlò anche Enzo Biagi addirittura in una sua puntata. Sono io che ho infangato perché ho raccontato, perché ho portato tutto questo agli occhi d'Italia e del mondo. Quando loro dicono, diciamo di essere di Casale e ci dicono non ti vergogni, mi rendo conto che è un problema, è una sofferenza. Ma quello che io credo ha fatto Gomorra in qualche modo e ha costretto a chi è di questi territori a prendere parte. Loro prima non volevano, cioè non basta più dire di venire da lì, devi dire vieni da lì e da che parte stai. A quel punto si ha una dialettica diversa con chi ti è di fronte. Loro questo non lo vogliono, perché loro spesso non vogliono prendere parte, hanno paura di prendere parte. Loro tendono, c'è tutta una serie di messaggi che forse chi non è del posto non può capire, quando mi hanno voluto dire sei scortato, quindi sei un codardo, come se la scorta l'avessi chiesta io, la scorta è stata data dallo Stato, questo è importante capirlo. L'Italia è il secondo paese al mondo dopo la Colombia per persone sotto protezione. Lo Stato protegge me, come protegge Raffaele Cantone, come protegge Rosaria Capacchione, come protegge Lirio Abate e moltissimi altri in Italia, per difendere il diritto alla parola. Mi dà la scorta proprio per girare, proprio per essere qui in questo momento, proprio per andare per le scuole, delle università, perché lo Stato difendendo me sta difendendo un suo diritto. Io non ho mai chiesto la scorta. La scorta viene data a moltissime persone, io sono solo uno dei tanti, per continuare a difendere i diritti. Loro la mettono sul piano, come dire, allora com'è? Hai paura allora? Se hai questa scorta significa che allora non sei eroe. Parola che in qualche modo io detesto, gli eroi sono morti, io sono vivo, quindi non mi sono mai identificato con questo termine. Ma il clima di queste dichiarazioni spesso mi ha fatto soffrire, perché ancora una volta identificano in me l'obiettivo. Ed è anche abbastanza paradossale che uno scrittore in quella terra, 4.000 morti da quando sono nato, la Camorra ha fatto, 4.000 morti. Se uniamo i morti in Campania, Calabria e Sicilia, delle tre organizzazioni criminali, degli ultimi 30 anni superano i morti della striscia di Gaza. Lì sono state uccise persone innocenti, moltissime persone innocenti. Nel luglio scorso è stato ucciso Noviello, un uomo che 10 anni fa aveva denunciato un'estorsione. Com'è pensabile che queste persone che hanno fatto questo, da questi ragazzi, non hanno alcun tipo di biasimo, di critica, anche solo velato? La Camorra c'è ma non si vede. Come te lo spieghi? Perché la Camorra di quelle terre è imprenditoria, è economia, è edilizia, è cemento. Non è furto, prostituzione, qualcuno che ti mette la pistola in faccia per strada, non è questo. Associare, loro la parola Camorra, mi sembra anche il signore ridicola, non esiste. Una volta il padre di Sandokan, io ero a Casale, davanti delle telecamere, mi attaccò dicendomi buffone, ha inventato tutto, come sempre, e lui disse, la Camorra siete voi, come dire, siete il disordine. Per loro la parola Camorra non è esistente. Loro sono imprenditori, questo lo spiego molto bene in pentito, sono imprenditori che utilizzano ogni mezzo per ottenere un obiettivo. Quindi per loro la violenza è uno strumento dell'imprenditoria. Quindi questi ragazzi dicono, ma dov'è il problema? Perché te la stai prendendo con noi?